Oggi abbiamo deciso di fare una piccola visita a Vittorio Buzzi, un restauratore che qui in Sardegna ormai da anni il suo studio è in via Barone Rossi 45. Ciao Vittorio. Ciao. Beh, torniamo con molto volentieri da te, ci siamo visti circa un anno fa, ma sappiamo che la tua attività da restauratore continua e comunque c'è anche qualche novità che ci devi raccontare. Eh sì, diciamo che nel tempo quell'attività parallela al restauro, cioè costruire complementi d'arredo, quindi cornici, specchi, lampade, eccetera, mi ha portato poi ad avvicinarmi al mondo femminile attraverso gli orecchini e ho fatto delle prove facendo degli orecchini molto semplici, sempre in legno. Sono piaciuti e sto continuando a farne perché piacciono e me li chiedono. Com'è che ti è venuto in mente di così iniziare con gli orecchini? Ma diciamo più che altro per diversificare anche la mia proposta artigiana. Il restauro sta soffrendo come stanno soffrendo un po' tutte le attività artigianali e quindi con i complementi d'arredo è un po' difficile perché sono forse costosi rispetto alla media delle persone che se lo possono permettere. Quindi l'orecchino era un qualche cosa che poteva rappresentare un elemento di novità, ma a un costo decisamente accessibile. Infatti, i miei orecchini mediamente costano 20 euro, insomma. Però sono fatti con legni pregiati, con accessori di qualità, anallergici e sono leggerissimi, oltre che simpatici. Tra l'altro stanno andando anche molto i tuoi orecchini. Sì, soprattutto quelli che rappresentano, riproducono animali e in particolare i gatti piacciono molto, li ho fatti in diverse forme, in diverse fogge, il gatto sulla luna con la coda Soprattutto nei che si social muove, network, ormai in internet. oppure il gatto ciccione grasso, il gatto con i baffi, insomma, ce ne sono diversi tipi. Ok, andiamo a vederli più da vicino. D'accordo. L'ho chiamata gatto affacciato perché sembra che il gatto attraversa il lobo dell'orecchia e si affaccia dall'altra parte. Adesso, questo è come se fosse questo il profilo dell'orecchio. Questo va montato metà dietro l'orecchio e metà davanti. Ecco, in questo senso. Qui c'è il silicone che lo tiene fermo e poi c'è la coda che si muove. Baffi. Questo in particolare è il legno di ciliegio, però li ho fatti anche in ebano, in noce, quindi con varie colorazioni. Anche questi sono simpatici perché il gatto sulla luna con la coda che si muove, quindi dà un effetto di movimento. I gatti sono in ebano, mentre la luna è fatta in tiglio. La tecnica è la stessa, solo che qui la luna è sfaccettata per dare un po' più risalto, visto che è chiara, mentre questi qua che abbiamo visto prima sono in ginepro e ebano. Io uso tutti i legni pregiati, ovviamente legni di recupero, di scarto, quindi tutti i pezzetti, pezzettini che si recuperano. Questo per esempio dove c'è il serpente è paduc rosso, che è un legno molto particolare, questa è la sua colorazione proprio originaria, non è stato colorato. Questi per esempio sono abbastanza elaborati perché i gattini sono sovrapposti, non sono disegnati, e sono molto sottili e lavorati a traforo. Questi due orecchini qui mi ci vorranno 4 ore di tempo per farli. Questi in particolare sono legno di noce, i gattini e pino il riquadro sotto. Questo si chiama Tutankhamon e fa pandan con gli orecchini che sono Nefertiti, ovviamente. Sì, questo è un lavoro da certosino perché qui ci sono vari materiali. Il fondo è fatto in noce, poi c'è una lamina di ottone lavorata a sbalzo che faccio io. Poi ci sono dei fili di cotone azzurri, delle perline verdi e degli Swarovski azzurri. Quindi gli Swarovski poi sono incastonati nel legno. C'è abbastanza lavoro, questo mi impiega
3 ore di tempo per farne uno. Si chiama Parur Maya perché, diciamo, schematicamente, in maniera molto stilizzata, riprende una forma Maya. E io ho fatto il sole, e questo è un foro, quindi è passante. All'interno c'è una placchetta con una doratura in foglia oro, e mentre il sole è una doratura a vernice. E anche qui ci sono i due orecchini, fatti sempre con la stessa tecnica. Il ginepro è bellissimo perché ha delle venature e dei colori stupendi a secondo il taglio che si fa. E poi giocando con le venature affiancate si possono ottenere dei disegni molto particolari come questo. E anche questo per esempio è ginepro. Qui c'è una venatura chiara e una venatura scura. Quindi sembra quasi una luna attraversata dalle nubi, come a volte si vede in certi notturni. Questi pure, i due cuori, sono in ginepro, come questi, ma vedete la differenza che c'è di venatura. Questa è molto più contrastata perché è più vicina alla radice, mentre questa è un po' più lineare perché è più vicina al tronco. Uso il mogano, uso il tiglio, il ciliegio, il palissandro, quello che recupero. Sono tutti materiali che ho conservato nel tempo, dal mio lavoro di restauro, e quindi adesso li sto recuperando in questo modo. Questo è un taglio di un ramo di ginepro e la parte centrale è bellissima, sembra quasi una conchiglia di quelle preistoriche. Oggetti per la casa che abbiamo visto qui, dalle sedie, tavoli, un po' di tutto, ma anche qualcosa possiamo dire di moda, che comunque è sempre arte, un modo di far rivivere il legno. Beh sì, in effetti è così. Il legno, come ho già avuto modo di dire, è una materia viva che non muore mai perché si può riciclare, riutilizzare, come sto facendo io. E poi cerco di interpretare anche le nuove mode, soprattutto con questo tipo di orecchini qui, neri, con le borchie, eccetera, perché sembra che la prossima moda autunno-inverno veda anche l'applicazione di queste cose sull'abbigliamento. Ma com'è che sei così informato sulle mode femminili? Perché ci hai proprio azzeccato, eh? Perché quando vado in giro a farmi una passeggiata per via Manno, guardo le vetrine dei negozi e quindi prendo ispirazione da lì, dall'abbigliamento. Presidente, ci spiega un pochino di cosa state discutendo relativamente alle strutture destinate agli anziani, come quella di Terra Mining, che sempre ha funzionato bene o male, anzi più bene che male, però si intravede qualche problemino relativamente ai costi e agli introiti. Sì, la necessità in questo periodo di crisi è quella di razionalizzare i costi senza però tagliare i servizi. Quindi la Commissione Politiche Sociali del Comune di Cagliari si sta riunendo per cercare di capire come fare ad alzare la qualità dei servizi e la quantità dei servizi abbassando il costo, che è di 3 milioni e 4 all'anno. Su questo siamo fortemente impegnati perché in tempi brevissimi il Consiglio possa adottare delle misure per consentire un risparmio a favore di altri settori delle politiche sociali del Comune di Cagliari, però garantendo un numero maggiore di anziani assistiti e una qualità dei servizi sempre maggiore. Ecco, adesso diciamo così, quanti ospiti ci sono a Terra Maini? Gli ospiti sono 86, attualmente sono 86, la struttura può ospitare fino a 116 anziani, secondo le autorizzazioni ASL, però le stanze che sono disponibili permettono anche un numero maggiore. Da qui infatti la riflessione di come fare a garantire questi servizi, però abbassando i costi di qualche centinaia di migliaia di euro. Ecco, senza invitare nessuno a fare il calcolo di quanto costa un anziano, cioè un costo per anziano, quindi costo sanitario, invece io le vorrei chiedere a chi si rivolge il servizio della casa di Terra Maini, cioè chi è che può usufruire di questo servizio comunale? La domanda può essere fatta dagli anziani del Comune di Cagliari in tutti gli uffici territoriali delle politiche sociali dislocati
in città, o in via Solino stesso, in via Abruzzi, al quartiere del Sole, insomma sono vari. In quegli uffici le assistenti sociali provvedono alla redazione di una, domanda che viene inviata al dirigente e poi vagliata per l'accoglimento o meno. Vagliata in base al reddito, in base a quali ci campi? Sono vari criteri, la situazione familiare dell'anziano, il reddito, questi sono fondamentalmente i criteri più importanti. Grazie Presidente. Grazie a voi. Ci troviamo in compagnia del dottor Remo Sizza, ma quali sono i cambiamenti delle strutture residenziali per gli anziani in Italia? Cioè, le strutture residenziali stanno cambiando moltissimo, stanno cambiando perché sta cambiando moltissimo la popolazione di riferimento, cioè gli anziani attuali sono molto diversi da quelli del passato, sono ricchi di interesse, vogliono avere, diciamo, vogliono seguire i loro progetti, vogliono partecipare pienamente alla vita sociale, non solo come attività fisica, ma vogliono sentirsi partecipi di tutto. Quindi le strutture residenziali hanno resistito moltissimo di questi cambiamenti, insomma, per cui cercano in qualche maniera di adeguarsi, di trovare delle altre forme, insomma, di rispondere meglio alle esigenze dell'anziano. Per esempio, quello che sta emergendo un po' in tutta Italia è una maggiore fluidità fra domiciliarità e residenza, cioè si sta a casa però si cerca anche di stare in una struttura per gestire alcune situazioni di emergenza, insomma, per gestire per esempio anche lo stesso, alcune strutture fanno servizi di ristorazione, insomma, fanno centri diurno, insomma, sono il punto di partenza dell'assistenza domiciliare, cioè si propongono come dei centri di servizio che producono una pluralità di prestazioni. In questo modo l'anziano, ognuno può trovare, insomma, la risposta. Insomma. La residenzialità, così come veniva intesa nel passato, oramai sta diminuendo moltissimo, insomma, nel senso che non sono pochi gli anziani che vogliono, insomma, stare per tutta la vita, insomma, per tutta la vita d'anziano, insomma, in una struttura residenziale. Presenza nella riunione della commissione di oggi come esperto nell'ambito del settore dedicato agli anziani è una risorsa? Questa è una domanda un po' provocatoria. La casa di riposo di Terramaini, in rapporto con il numero degli anziani, ma soprattutto con la qualità della vita a Cagliari, secondo lei come potrebbe, ed obbligo il condizionale, essere potenziata? È una domanda complicata, nel senso che attiene a scelte anche di carattere non solo tecnico, insomma. Ecco, però è una struttura che eroga solo due tipi di prestazione, vitto e alloggio, insomma, quando oramai, insomma, un anziano chiede molto di più, insomma, chiede di essere partecipe, chiede di stare con gli altri, chiede di non essere tagliato fuori, insomma, non può essere. A me, onestamente, insomma, come cagliaritano, lo dico, insomma, mi dà l'idea più di una struttura separata dal contesto civile, quindi questo crea molti problemi, insomma, non si trovano le motivazioni adatte, insomma, per vivere dentro quella struttura. Insomma. Uno può utilizzarla benissimo come struttura di alloggio, insomma, però in qualche modo puoi avere continui contatti con la vita esterna, se no, insomma, diventa impossibile, insomma, vivere. Ecco, questo è forse il limite di quella struttura, ma lo dico più da cagliaritano che da tecnico, insomma, io la conosco, ma però diciamo, insomma, ecco, questo mi dà l'idea, insomma, che più che non abbia questi momenti di interazione con la vita civile, insomma, che siano molto molto ridotti, insomma, per cui, insomma, non andrebbe ripensata in questi termini e andrebbero pensati tutta una serie di altri servizi, interventi che ne possono accrescere, insomma, anche la capacità attrattiva rispetto a tutti gli anziani della casa. Quella struttura può essere una struttura per Cagliari, insomma, per tutta la popolazione anziana, però ogni anziano ha le sue esigenze, insomma, c'è l'esigenza di incontrarsi lì con altri della sua età, della propria età, insomma, per leggere il giornale, per discutere assieme, per fare attività fisica, per guardarsi un determinato spettacolo, insomma, però deve avere determinate caratteristiche e deve rispettare quelle caratteristiche di ciascun anziano, insomma, sennò diventa un'offerta troppo standardizzata, insomma, che riguarda su una fetta decrescente di anziani. Cioè, quel tipo di offerta è un'offerta che ha sempre meno interesse, svolge sempre meno interesse per gli anziani stessi, insomma. Quindi questa è un po' l'idea. Insomma.
Molte grazie a lei per questa sua testimonianza e competenza. A posto. Buongiorno, come ti andò? Sente? L'amore? Tutto l'amore. Fare il buono, fare il vino. Per il? A fare il vino. Vabbè, ma l'amore? E come si fa? È uva. Ah, è come l'uva. E fu senti come ti usci? È carica. Carica. E tavairi? È carica, carica. È carica, è vero, è vero. C'è una somiglianza, però non è buona volente. Ah, non è proprio bino bino. È male. No. Andiamo a vedere cosa c'è qua giù. Ma Oberto è. Oberto. Grazie. Arrivederci. Ciao.